Multati 70 agrigentini trovati senza Green Pass, 94 perché non indossavano i DPI, 40 titolari di attività commerciali contravvenzionati per non avere rispettato le misure antipandemia. È quello che si sta per concludere il bilancio di un mese dei controlli coordinati dalla Prefettura per verificare il possesso del Green Pass e del Green Pass rafforzato. Controlli su controlli di cui si sono occupate le forze dell'ordine con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei sindaci dei comuni. Le persone controllate per il Green Pass sono state 12.926, le attività controllate sono state 2.169. I dati restituiscono un quadro di efficacia dei controlli, hanno spiegato dalla Prefettura, che aggiunge emerge però una progressiva adesione ed un rispetto crescente delle norme da parte degli utenti dei servizi, sebbene sia ancora sottovalutato e spesso permesso l'uso dei dispositivi di protezione da parte della cittadinanza. L'effettività, la visibilità e l'incisività dei controlli e le conseguenti sanzioni in questa provincia, unite ad una costante attività di comunicazione e di sensibilizzazione, sta quindi sortendo effetti positivi che si auspica, dice il prefetto Maria Rita Cocciufa, si mantengano e si consolidino attraverso una piena consapevolezza e condivisione da parte della cittadinanza, condizione indefettibile per realizzare il raggiungimento dell'obiettivo comune di contrastare la diffusione del virus. Il prefetto ha ringraziato pubblicamente gli operatori che quotidianamente contribuiscono all'oculato ed equilibrato controllo, mentre i cittadini stanno dimostrando di sapere cogliere l'opportunità di aderire alla piena osservanza delle prescrizioni. Il prefetto ha anche rivolto un appello ai cittadini affinché, con senso di responsabilità, mantengano ancora questo spirito collaborativo. Compiano l'ulteriore sforzo di non abbassare la guardia.